Ciao amici, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui con Benedetta, stiamo andando a fare una passeggiata, sì. Ma stiamo andando a scegliere che cosa? Un vestito per questo evento. Quindi tu hai idea su per giù? Lei mi ha fatto vedere delle cose. Piume o paillette, come mio sempre, cioè il mio solito è così. Sì, ma no, ragazzi, allora dovete capire una cosa, che lei... Non ve l'ho fatta mai vedere per privacy, ma se la vedete è una ragazza, cioè, semplicissima, cioè veramente acqua e sapone, non è tipo eccentrica come la zia, però ogni tanto giustamente anche a lei piace osare e per questo evento le piacerebbe portare un vestito con delle piume o delle pagliette. Quindi mi ha fatto vedere dei vestiti strepitosi, bellissimi, e stiamo cercando di andare a trovare qualcosa di simile, speriamo di trovarla. Allora, noi adesso qui abbiamo un problema. Vero, bene. Ma siamo entrati da Bottega Verde, dobbiamo girare qua. Siamo entrati da Bottega Verde, io ho visto un sacco di cose che mi piacevano. Crema mani al pepe rosa che io ho già, una profumazione favolosa. C'era crema mani, stick labbra, sapone mani, bagno schiuma, ricarica per lavare le mani, tutto al pepe rosa. Poi io mi sono spruzzata il profumo Tiare. Buonissimo, di che sapeva bene? Tipo di bucato? Sì, di pulito, sì. Viene bucato appena tolto dalla lavatrice. Sì, buonissimo. E quindi, vabbè, poi c'erano tutte altre profumazioni, però il mio preferito in assoluto è pepe rosa. Intanto andiamo a fare questi giretti e poi semmai ci ripassiamo, che se non mi dimentico, perché io... No, ci dobbiamo passare. Ogni secondo prendo, cioè voglio cose diverse, capito? Cioè io può essere che pure andiamo a prendere il caffè, entriamo nel negozio, prendiamo il caffè, torniamo indietro, facciamo la passeggiata, già mi sono dimenticata. Magari mi sono dimenticata. Vabbè, entriamo nel negozio e andiamo a dare un'occhiata. Qui c'è un altro dilemma. Siamo entrati in un bar, dobbiamo prendere il caffè. Benedetta ha fame, ha voglia di dolce, ma c'ho voglia di dolce. Di dolce anch'io, adesso... Il fatto è che, come hai detto tu, esce in noi la nostra bilancia. Esce la bilancia di noi, quindi l'indecisione. Ma non è vero, perché io non so per niente una persona indecisa. Però se c'è bilancia, è una caratteristica attribuita alla bilancia che invece poi non mi rispecchia. Anche perché io sono ascendente scorpione. Ascendente pesci, quindi vabbè. Comunque, ciabattone alla crema o... aragostina alla crema. O aragostina. O il cannolo siciliano. Tre ora. No, dai. Io non ce la faccio. Aiutami. Ma che lo devo decidere io? Quello che cosa mi mangio a te? Scegliamo ciabattone alla crema, io dico. Perché non ricapiterà un'altra occasione, Benedetta. È buono. È buonissimo, è strepitoso. Però il pasticcino. Però il pasticcino. Dai, ciabattone alla crema. È andata? Caffè. Io che cosa ne prendo non lo so. Vedete, è strepitoso qualcosa, io sì, la meringa. Quindi quello. Mi aspettiamo. Sempre della meringa. Allora, alla fine abbiamo deciso il ciabattone con la crema e io mi sono presa l'occhio di bue con il pistacchio. Siamo entrati un attimo da Douglas per cercare un prodotto super innovativo e che svolterà la vita a tutti noi. Adesso guardo bene e se non lo trovo chiedo. Stai provando? Prada. Sentiamo un attimo, sentilo un attimo. Puoi sentire? No, non mi piace. No, troppo dolce. Allora, Benedetta vuole cambiare profumo. Allora, Chanel numero 5, zia, è troppo da grande. Tu sei giovane e io ti do uno chance di Chanel. Puoi sentire questo? No, dobbiamo cercare un qualcosa di poco impegnativo. Lei mi boccia sempre tutto. Ma non è che... No, è perché sei giovane. Libre l'ho provato, sì. Libre. Black Opium non mi piace. No, Black Opium no, è da donna. Proviamo Libre. Ma non c'è... No. Okay. A me quello lì l'ho provato, Libre di Yves Saint Laurent, ma non... buono, sì, ok. Ma io direi Chance di Chanel, quello che ti avevo consigliato io. Anche Chloé, eh? Chloé. Chloé è il classico, se no io portavo anche la Story.
Chloe è buonissimo, è stupendo, Chloe è molto elegante, elegantissimo. Prova Miss Dior. No, non mi piace. Allora, la situazione è questa. Bene, vieni qua perché dobbiamo dire, io ogni volta dobbiamo dire la verità, ogni volta che entriamo, buono, particolari, Darlena, ogni volta che noi entriamo dentro a questo cavolo di negozio, usciamo flop, usciamo più deluse che mai, perché non c'hanno mai niente, ma noi ci continuiamo a entrare. Allora, volevamo comprare un siero per le ciglia, per rafforzarle, per allungarle. Sì, allungarle, farle crescere più sane. Non ce l'avevano. E cercavamo il profumo di Tom Ford. Cartier già lo sapevo che non c'avevano Tom più. Ford. Tom Ford non c'hanno più Tom Ford. Cioè, non c'hanno più un sacco di cose. Vabbè, Cuba non la lavorano più, Cartier non la lavorano più. Cioè, noi ma che ci andiamo a fare? Si sa. Comunque abbiamo provato un sacco di profumi perché Benedetta ha detto di voler cambiare, intanto camminiamo. Benedetta ha detto di voler cambiare profumo perché lei porta Narciso Rodriguez, però ha detto sì, voglio cambiare profumo, ha detto allora Chanel, chance di Chanel, perché lei comunque è una ragazza molto semplice ma non banale, e ma che ti ridi, è vero, e chance di Chanel secondo me è elegante, lo puoi mettere sempre, stupendo. Però a te che non ti piace? Qualche problema c'ha Chanel? Scusa, fammi capire. No, Chanel niente da dire, alza le mani subito. Però sulla pelle lo devi provare. Certo che lo perché devi provare. Perché un conto è che lo senti sul cartoncino. Guarda, quello sia, ti posso assicurare che è un profumo di un'eleganza infinita per sia per noi grandi, ma soprattutto per una ragazza, magari una giovane donna. Ecco, io lo portavo alla sua età, devo dire che stupendo, veramente una grande garanzia Chanel come al solito. Beh, io porto Chanel numero 5, ma perché io sono un po' più grande, una ragazza di 23 anni, Chanel numero 5 insomma mi pare un po' eccessivo, anche perché la personalità, ragazzi, e lei insomma secondo me non è da Chanel numero 5, almeno essendo ancora molto molto giovane. E quindi niente, prodotto innovativo che rivoluzionerà la vita di tutti però noi. Io ad esempio ce l'ho e mi trovo un sacco bene, infatti dovresti provare. Guarda. Ma io adesso però non posso dire che prodotto è, perché prima lo devo comprare. Lo devi testare, certo. Lo devo testare perché io lo volevo comprare, lo volevo far vedere, lo volevo testare e poi li volevo recensire. Però su di me ti devo dire... funziona, funziona. Eh sì, ma su di te funziona, ma io lo devo dire su di me, capito? Certo, perché sì. Poi se lo devo raccontare e vogliono andare a comprarlo, devono vedere su di me. Io a te non te posso far vedere, quindi lo dovranno vedere su di me. E quindi niente, tutto un flop. Però sono andata in un negozio a prendere il mio regalo di compleanno da parte di mia suocera, perché lei mi ha detto ballo, io ho fatto una richiesta, cioè una richiesta, no, ho detto vorrei comprarmi una cosa, e lei mi ha detto vattela a scegliere e che te la compro io. Ho detto vabbè, ma andiamo insieme, però siccome lei questa settimana aveva da fare, era impegnata, ci sono andata da sola insieme a Benedetta, abbiamo un po' scelto insieme. Anche devo dire la verità, in base proprio anche ai gusti dei nonna, perché sono sicura che non volevo prendere una cosa che a lei non piacesse. Ovviamente piace anche a me, però volevo insomma una cosa che piacesse a entrambe, ecco. E niente, adesso finiamo di fare la passeggiata. Non abbiamo trovato assolutamente nulla che ci piacesse di vestiti, di cose, e quindi niente, torniamo a casa quasi sconfitte ma felici comunque di essere state insieme, aver passato un altro pomeriggio insieme. Cioè, io amo e adoro queste scarpe, queste così, ma queste sono troppo rosa, cioè questa è proprio Barbie. Sì, ma il mio colore, non me le metto, non me le compro, però voglio dire, sì, ma che vedo queste scarpe.
cioè sono stata proprio questo. A me pure questo mi piace. Sì. No, no, beh, tanti colori. Comunque intanto si è fatta notte. Noi cammina, chiacchiera. Una cosa tira l'altra. Progetta e poi alla fine che abbiamo concluso niente. No, dobbiamo vedere un po' di, diciamo, di organizzare anche questo evento. Ci stiamo facendo un pochino un'idea, mo, a parte gli scherzi e tutto quanto, il piacere di stare insieme, però è anche vero che noi intanto mentre siamo insieme scherziamo, parliamo, però... esatto, però intanto si fanno anche dei progetti e si parla anche dell'organizzazione di questa festa. Intanto noi comunque abbiamo cercato di farci un'idea e intanto abbiamo anche fatto delle cose che lei mi tiene per mano perché c'ha pure il messo. E niente, ci siamo fatti un'idea e poi abbiamo anche comprato delle cose che mi servivano, ma giusto due cosine, due, una bustina che mi serviva per un regalo, un biglietto d'auguri, niente di che, ragazzi, però mi ha fatto tanto piacere passare un pomeriggio insieme. Sto tranquilla che Pablo sta a casa con Papino, abbiamo visto comunque un sacco di belle cose. Io poi da Bottega Verde alla fine non ci so più andare. Lo sapevo che finiva così, però tanto comunque ci tornerò perché veramente mi volevo prendere qualcosa, me la volevo prendere. Mi sa che mi prendo il profumino, quello Tiare. Alcune buone profumazioni. Sì, e quello al pepe rosa anche, però sai, quello Tiare, quel profumino mi è rimasto, è veramente profumo. Se avete una Bottega Verde vicino da voi, andate a sentire questo profumino, è un eau de toilette al Tiare, e andate a sentire se eventualmente potrebbe piacervi, fatemi sapere sotto nei commenti, ovviamente, se l'avete sentito, se l'avete provato, se lo conoscete, se è una cosa che voi comunque portate, questa profumazione, o altri prodotti di Bottega Verde da consigliarci, certo, perché a me, io Bottega Verde lo conosco da tempo immemore, stavo alle superiori e noi ordinavamo un sacco di prodotti sul catalogo perché ancora non c'erano punti vendita, quindi noi ordinavamo pacchi sul catalogo che poi ci facevamo spedire in una posta vicino a scuola, no, neanche troppo vicino sinceramente. Oppure poi abbiamo preso l'abitudine di mandare il pacco a casa di un'amica nostra che poi il giorno dopo veniva a scuola con questo pacco. Io mi ricordo, ragazzi, impazzivamo, aprivamo il pacco in classe, cioè io non lo so se dover dire questa cosa perché noi eravamo delle pazze, aprivamo il pacco in classe e sopra c'erano tutti i piccoli pezzettini di polistirolo e facevamo un casino con questi pezzetti di polistirolo, quelli un po' grossetti, perché poi ognuno voleva la sua crema, il suo bagnoschiuma, e il prodotto per i piedi, gli smalti, le matite. Però è una vita che io la conosco, Bottega Verde, mi sono sempre trovata super super bene. Adesso voglio andarmi assolutamente a comprare qualcosa, quindi se potete consigliatemela. E siamo al giorno dopo. Allora ragazzi, ieri sono tornata a casa, ho preparato la cena, una frittata al volo, una bella insalata di pomodoro, e però sono salita prima su da mia suocera a fargli vedere che cosa mi ero comprata per il compleanno da parte sua. È stata molto contenta, gli è piaciuto tantissimo, meno male, sono stata veramente troppo contenta. E poi la sera si è conclusa facendo tantissime coccole a Pablo, che anche se sono stata via 2-3 ore, però ragazzi, lo sapete, mi manca sempre. E quindi niente, ragazzi, io adesso vado a fare una cosa che sinceramente non mi va di fare, non mi va di fare da sola, perché sto correndo un po' un rischio, ma lo vedrete nel prossimo video, quindi non perdetevelo. Perciò io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, spero di avervi tenuto compagnia. Vi chiedo di mettermi un like, iscrivervi al canale e di seguirci sulla nostra pagina Instagram e su TikTok, Lea e Pablo. Vi mando tantissimi bacioni e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!